Ci hanno provato con l'avviso bonario scrivendo 16.000 lettere di sollecito. Solo poco più di 6.000 cittadini però hanno risposto saldando il debito con l'Useoganea che è passata al contrattacco rivolgendosi ad Equitalia. Gli utenti morosi si vedranno adesso recapitare a casa prima una lettera raccomandata cui seguirà la cartella esattoriale. Un buco da 820.000 euro nelle casse, quello che tenta di saldare l'US Euganea, che ha preso in carico le prestazioni dell'ex ULS 15-16-17. Una disposizione nazionale, quella che le obbliga ad agire nel recupero crediti. In testa tra i ticket più dimenticati, quelli di accesso al pronto soccorso, le visite ambulatoriali e anche le mancate disdette di prestazioni prenotate. Dal 2017 l'allert di mancato pagamento scatta praticamente in automatico. Grazie all'utilizzo di un nuovo software, cittadini avvisati, d'ora in poi non si scherza più.